Ben ritrovati con l'appuntamento di reformazione di Antenna Sud. Iniziamo andando a Roma, dove hanno manifestato quest'oggi, in rappresentanza degli ex lavoratori Ilva, 1.500 operai per chiedere risposte su una vertenza che va avanti da troppo lungo tempo. Ascoltiamo. Il tempo è scaduto, recita così lo slogan della manifestazione nazionale Roma dei gruppi siderurgici di Acciaierie d'Italia, ex Ilva e Acciaierie Piombino JSW. Le lavoratrici e i lavoratori sono partiti da Piazza dei 500 e hanno raggiunto il Ministero dello Sviluppo Economico per un presidio organizzato da FIM, FIOM, WILM, con l'obiettivo di chiedere la definizione del piano nazionale della siderurgia, investimenti, sviluppo, occupazione, prevenzione, sicurezza e manutenzioni. Scendiamo in piazza perché chiediamo il lavoro. Da quando è partito il ArcelorMittal, il lavoro non è partito. Si è rientrato nel governo, è entrata anche il governo come partnership l'ArcelorMittal, è tutto fermo. I forni si spengono, il lavoro non c'è, l'acciaio non ce n'è e noi quindi stiamo chiedendo di rifare un piano industriale serio per far ripartire l'Italia. I sindacati chiedono di mettere fine alle incertezze e alla cassa integrazione, un piano industriale credibile, ma soprattutto certezze per i lavoratori in amministrazione straordinaria, un fondo sociale per dare garanzie occupazionali e alla decarbonizzazione che vedrà su Taranto il primo banco di prova in Italia e tutele per i lavoratori dell'indotto. Noi vogliamo risposte perché dal 2009 che ci hanno abbandonato, diciamo che ci hanno abbandonato seriamente, noi non ce la facciamo più, non si può vivere solo di cassa integrazione. Noi fondamentalmente siamo a casa dal 2018, quindi noi siamo in cassa integrazione in base a un accordo che era stato fatto per l'ex Ilva di Taranto e in pratica questo accordo sembra che sia stato disatteso con il passare di questi anni, dal 2018 ad oggi. Torniamo sul caso dell'ex ginecologo trattato dalla nostra redazione, il presunto ginecologo che avrebbe fatto delle strane domande ai possibili clienti. Ascoltiamo la sua possibile voce. Quella che sto per farvi sentire potrebbe essere la voce del fantomatico ginecologo camuffata per questioni deontologiche registrata da una ragazza del centro Italia. Mi può riguardare gentilmente da dove sta chiamando? Allora, no, ma mi scusi, ma è lei oppure no? Questo pap test l'ho fatto per la prima volta, sono andata con mia madre e non ricordo il nome, se può Ma gentilmente. ricorda dove l'ha fatto? Mi scusi, lei che dati ha su di me? No, se non è lei, allora mi scusi, ma perché non mi ha detto stamattina? All'ASL 4? Ecco, quindi è lei che l'ha fatta? Mi può gentilmente riguardare il suo nome e cognome? Mi sente? Messo giù. Quando i ruoli si invertono, è lui a chiudere la conversazione. È la parte finale di una lunga chiamata iniziata ore prima con un'altra telefonata. La ragazza, quando capisce di essere vittima e non paziente dell'uomo, registra la parte finale della conversazione. È lei a fare domande all'uomo, è lei che chiede spiegazioni e a lui non resta che riattaccare la cornetta. Abbiamo fatto ascoltare la voce dell'uomo misterioso ad alcune ragazze pugliesi e non, e tutte ci hanno confermato che è lui, lo hanno riconosciuto subito. Le indagini della Procura di Lecce proseguono, a noi non resta che sottolineare due aspetti. Il primo riguarda la violazione dei dati sensibili, capire se sia stato violato il database di una o più aziende sanitarie o se l'uomo abbia usato altri metodi. In secondo luogo, le denunce tardive e non per colpa delle ragazze, quelle che si sono presentate negli uffici preposti si sono sentite rispondere che si poteva fare ben poco e in alcuni casi prese in giro, salvo qualche rara eccezione. Incidente sulla Carosino-Francavilla, un'auto nel pomeriggio di oggi ha letteralmente perso alcuni pezzi, un ferito. Ancora attimi di paura sulle strade del Tarantino, un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre sulla Carosino-Francavilla Fontana, storica arteria di collegamento del sud della Puglia. Al chilometro 15,600 un'auto si è impennata senza collidere con alcun altro mezzo. Lo scenario che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato davvero preoccupante. La vettura ha perso letteralmente per strada parti del motore della carrozzeria, ruote e una lunga scia d'olio. Il giovane conducente, cosciente al momento dell'intervento,
intervento dei sanitari, ha riportato una frattura al piede ed è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che comunque dovranno stabilire la dinamica del sinistro, sulla quale al momento non è possibile formulare alcuna ipotesi. Resta il sollievo per il pericolo scampato e la raccomandazione da rivolgere a tutti gli automobilisti di rispettare totalmente il codice della strada, soprattutto limitando la velocità e i rischi per la propria incolumità. Maltrattamenti in famiglia. A Mesagne tornava a casa ubriaco e poi maltrattava il padre, la moglie e il figlio. Questa è l'accusa a carico di un 41enne di Mesagne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi ed eseguita dagli agenti del locale commissariato. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'attività di indagine che ha portato all'esecuzione della misura cautelare scaturisce dall'intervento dei poliziotti la notte dello scorso 31 ottobre presso l'abitazione dell'arrestato, persona con precedenti specifici, dopo che lo stesso aveva aggredito il padre procurandogli delle ferite alla mano e alla spalla sinistra, oltre che alla fronte. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato in custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Brindisi. In tutto l'ambito provinciale prosegue intanto l'opera della questura brindisina volta alla repressione e alla prevenzione dei reati di questo genere. Sempre cronaca, sequestro preventivo per un equivalente di beni a disposizione finanziaria per un totale di 793.000 euro nei confronti dell'amministratore unico di società che si occupa di commercio all'ingrosso di computer e apparecchiature informatiche. Avrebbe indicato ricavi inferiori a quelli effettivi ed avrebbe annotato costi non documentati per 3.800.000 euro. Per questo i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni e disponibilità finanziarie per un totale di 793.000 euro nei confronti dell'amministratore unico di una società che si occupa di commercio all'ingrosso di computer ed apparecchiature informatiche, con sede legale a Villa Castelli nel Brindisino e sede operativa Grottaglia nel Tarantino. L'uomo dovrà dunque difendersi dall'accusa di reato di dichiarazione infedele per un'evasione d'imposta pari a 793.000 euro. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Taranto, il dottor Giovanni Caroli, su proposta del sostituto procuratore della Repubblica, il dottor Remo Epifani, e trae origine da una verifica fiscale conclusa dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto nel maggio del 2018. Primo giorno per le nuove norme del codice della strada, abbiamo ascoltato l'Associazione dei Consumatori di Brindisi. Nuove norme di integrazione del codice della strada in vigore dal 10 novembre, che introduce inasprimenti delle multe per la sicurezza stradale, come per l'utilizzo del casco in moto, per l'uso del cellulare alla guida e la gestione dei monopattini elettrici, ma anche per chi sosta negli stalli dei disabili, che dal 1 gennaio potranno sostare gratuitamente anche sulle strisce blu. A dare un giudizio sostanzialmente positivo ed a vigilare sulla corretta applicazione delle norme, l'ADOC di Brindisi. Parliamo di un'integrazione al codice vigente che riguarda un'attenzione sia la mobilità sostenibile, con la messa in sicurezza nell'uso dei, per esempio, degli monopattini, che a partire dal prossimo luglio dovranno avere l'impianto frenante anteriore e posteriore, oltre agli indicatori di direzione. È stato stabilito anche un limite per quanto riguarda la velocità nelle zone pedonali, che è stato ridotto a 6 km orari, e nelle zone fuori dalle zone pedonali anche c'è praticamente un'attenzione alla velocità. Non è stato risolto il problema della protezione completa di chi usa questi dispositivi per la mobilità sostenibile, una disattenzione che attiene per esempio gli overboard oppure i monoruota, che sono stati completamente ignorati dalle nuove disposizioni. E altro aspetto, è vietata la circolazione sui marciapiedi e la circolazione contromano e anche la sosta sui marciapiedi. Ci sembra anche un provvedimento giusto anche nei confronti della sicurezza dei pedoni. Riteniamo che aver elevato le sanzioni per coloro i quali sostano negli stalli dedicati ai disabili non sia esaustivo, perché va fatta praticamente una grande opera di sensibilizzazione, di crescita culturale da questo punto di vista. Abbiamo ascoltato anche gli automobilisti per chiedere se erano a conoscenza e cosa ne pensano.
Ci troviamo in uno dei punti cruciali di Brindisi, soprattutto nella tarda mattinata all'uscita dagli istituti scolastici. Molti non conoscono neppure le novità del codice della strada, qualcuno invece sì. Vediamo che cosa ci hanno risposto. Per esempio, attraversare sulle strisce pedonali basta avere l'intenzione di farlo, quindi vedere il pedone che sta per farlo, bisogna fermarsi. Vado in bici e ogni volta rischio la vita. Per passare sulle strisce pedonali. Da oggi ci sono delle novità nel codice della strada, le hai dato uno sguardo? No, perché? Per esempio ci sono 600 euro di multa per chi parcheggia sugli stalli per i disabili, ci saranno le frecce obbligatorie per il monopattino, non si potrà parlare nel telefono né usare, questo era già ovviamente nel codice della strada, ma neppure usare altri computer eccetera. Che cosa ne pensa? Insomma, le pene si sono inasprite. Secondo me va bene, è giusto. Purtroppo i monopattini, come vediamo tutti i giorni, sono diventati pericolosi, è impossibile farli circolare su marciapiedi. Le strisce pedonali, se adesso non basta attraversare per far fermare l'automobilista, ma basta vedere una persona in procinto di attraversare per fermarsi. Ecco qui. C'è un utente che in realtà mi ha lampeggiato perché probabilmente non sa che io dovevo attraversare le strisce pedonali e da oggi basta un passo per provare ad attraversare. In realtà mi hanno lampeggiato perché non dovevo attraversare. Siamo arrivati a questo punto quando le cose dovevano nascere spontaneamente. Il monopattino, a prescindere da quello che può essere, perché alla fine diventa un motociclo a tutti gli effetti, io non l'avrei neanche istituito, quindi come prodotto. Insomma, c'è ancora da attendere, non proprio tutti hanno appreso le novità del codice della strada in vigore da oggi. E per le concessioni invece dei lidi, un rinvio atteso particolarmente nel Salento, è arrivata la decisione del governo. Delle concessioni balneari sarà possibile solo fino al dicembre 2023, arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che pone un limite ai continui rinvii sulle concessioni, garantendo altri 2 anni di proroga al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere. Le sentenze pubblicate nel corso della serata del 9 novembre precisano inoltre che dal giorno successivo tuttavia non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore neanche per via legislativa e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza. Una sentenza che ha scatenato le ire di chi in questo settore investe da svariati anni. Una sentenza molto forte, una sentenza che però ha il sapore quasi di una vendetta politica nei confronti del legislatore. Manteniamo i nervi fermi, saldi. Come Federazione Imprese Demaniali ci stiamo immediatamente attrezzando per confrontarci con i legislatori, con i nostri rappresentanti politici che, diciamo, in questi 3 anni hanno lasciato molto a desiderare. Ovviamente cercheremo di far comprendere a chi ancora non l'ha compreso della peculiarità, della specificità di essere un balneare in Italia. Siamo stati insieme alle famiglie pionieri del Made in Italy coloro che per anni hanno dato servizi di eccellenza e di qualità. Non permetteremo né alla malavita né alle grosse multinazionali di invadere la nostra costa, di invadere l'Italia. Quindi con tutte le nostre forze e nelle maniere ovviamente lecite ci opporremo a chi vuole invadere le coste italiane. Le imprese balneari, le famiglie italiane delle imprese balneari vanno tutelate. Questo colpo di Stato, tra virgolette, assolutissimamente non passerà inosservato a quelle che saranno le nostre ragioni per dare certezza e sicurezza e serenità da tanto auspicata per le famiglie italiane. Nuove risorse per il trasporto scolastico sostenibile per i territori di Taranto e Brindisi, ad annunciarlo il senatore Turco.
Arrivano nuove risorse a Taranto e Brindisi per il trasporto scolastico sostenibile grazie al decreto clima del governo Conte 2. L'annuncio arriva dal senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica. Nella graduatoria che assegna i 20 milioni di euro stanziati nel 2019, ricorda Turco, per la Puglia Taranto arriva quinta aggiudicandosi oltre 1,2 milioni e Brindisi decima con quasi 0,5 milioni. Il decreto clima del governo Conte 2, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, aggiunge Turco, continua a spiegare i suoi effetti positivi nel segno del Green New Deal, per la transizione ecologica e per l'aumento della qualità del pubblico servizio ai cittadini. Le nuove linee di trasporto scolastico, conclude, finanziate, saranno tutte dotate di scuolabus e mini scuolabus ad alimentazione ibrida, elettrica o di nuova immatricolazione, riducendo sensibilmente l'inquinamento urbano dovuto al traffico veicolare. Lecce in fondo alle classifiche nazionali per l'utilizzo di auto e trasporti pubblici. I dati nel servizio di Giuseppe Andreani. Nonostante l'offerta del trasporto pubblico migliori o comunque non peggiori, a Lecce le auto che circolano sono sempre di più anno dopo anno, e quanto emerge dal report ecosistema urbano di Legambiente. Il tasso di motorizzazione vede il capoluogo salentino all'85° posto in aumento, circolano 72 auto ogni 100 abitanti in città. È uno dei 25 capoluoghi di provincia con un numero di auto superiore a 70 per la prima volta. Anche questo è un dato in crescita, mentre è in decremento importante l'utilizzo dei trasporti pubblici. 6 viaggi in media in un anno per abitante a Lecce. A Milano, giusto per farsi un'idea, il numero è di 467 e senza neppure andare troppo lontano, a Bari è di 42 viaggi per persona. Preoccupante come il valore, preso in esame dallo studio di Legambiente, sia praticamente dimezzato rispetto a un anno fa, quando era di 14,3. In Italia sono 4 capoluoghi che hanno un indice peggiore di Lecce. Mezzi troppo spesso vuoti, eppure l'offerta del trasporto pubblico non è cambiata, anzi, sembrerebbe persino migliorata, restando nelle retrovie ma guadagnando 2 posizioni in avanti. Perché non basta? Nella città più verde di Puglia, è giusto ricordarlo, resta un interrogativo legato a smog, trasporti e troppe auto in giro. Reddito di cittadinanza e Green Pass, le cause della crisi della cultura, dette dal presidente di Confindustria Puglia, Luca Lazzaro. Stagione vitivinicola conclusa, quella olivicola ancora in corso insieme alla coltura degli ortaggi di stagione, settori produttivi importanti, trainanti dell'economia pugliese, in cui scarseggia la manodopera. Agricoltori in difficoltà, situazione ingestibile a causa del reddito di cittadinanza, come spiega ai nostri microfoni Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Puglia. È un problema importante che ci possiamo portando avanti da tempo, e sia per quanto riguarda l'introduzione del reddito di cittadinanza ha davvero ridotto quella che è la manodopera. Il reddito di cittadinanza vizia il mercato del lavoro, dice Lazzaro, e l'impatto è trasversale e negativo in realtà su tutti i settori produttivi, ma non solo, anche il Green Pass fa la sua parte, se si considera che la manodopera proveniente dall'est europeo non dispone della certificazione verde, questo non fa che complicare ulteriormente la situazione nei campi. Come Confagricoltura pensa di far fronte, come pensa di supportare gli imprenditori? Confagricoltura con il presidente Gianzanti ha scritto una lettera al presidente Draghi, al ministro Patuanelli e del ministro del lavoro, e abbiamo chiesto di modificare appunto quello che è il Green Pass, dando la possibilità a questi lavoratori che sono vaccinati, che non sono in possesso del Green Pass, di lavorare quantomeno in campo aperto, lì dove non hanno contatto con altri loro colleghi e quindi sono in grandissima sicurezza. Le notizie in breve per il territorio di Taranto e provincia. È stato un bimbo impaurito e con la voce tremante a chiedere aiuto alla sala operativa della questura di Taranto perché il padre ubriaco stava aggredendo verbalmente ma in maniera violenta sua mamma. Una volta arrivati sul posto, gli uomini della polizia avrebbero scoperto che l'episodio era solo l'ultimo di una lunga serie. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. È stato siglato a Taranto il primo rogito del progetto Casa 1 Euro, l'iniziativa lanciata dal comune attraverso 2 bandi per la valorizzazione della città vecchia. L'obiettivo proseguito dall'amministrazione è quello del ripopolamento e della rivitalizzazione del sistema socio-economico del borgo antico attraverso azioni di recupero e di valorizzazione degli immobili, attraverso la creazione di una rete abitativa oltre che turistico-ricettiva diffusa.
Comincerà venerdì 12 novembre alle 18 il progetto Giovani Protagonisti, promosso dall'amministrazione comunale di Maruggio, guidata dal sindaco Alfredo Longo. Al progetto parteciperanno esponenti religiosi, politici ed istituzionali del territorio, nonché di rilievo regionale e nazionale, tra cui il presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, l'ex ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, il presidente della provincia Giovanni Gugliotti, il sindaco di Gravina in Puglia e l'arcivescovo metropolita di Taranto. Con il progetto Taranto Scuola Bus Zero Emissioni, la città di Taranto ha ottenuto un finanziamento di oltre 1,2 milioni di euro da investire nell'acquisto di 5 nuovi scuolabus elettrici. Saranno destinati alla mobilità scolastica degli alunni degli istituti comprensivi Vico De Carolis, Gaetano Salvemini ed Edmondo De Amicis. Le risorse provengono dal decreto clima varato dal Ministero della Transizione Ecologica, a valere sul programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile. Il comune di Mesagne aderisce alla rete italiana degli enti locali che contrastano le discriminazioni. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa. REDI è la rete italiana delle regioni, province autonome ed enti locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità. Il comune di Mesagne ha formalizzato il suo percorso di adesione nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Toni Matarrelli, il consulente comunale alle pari opportunità Antonio Calabrese e la presidente della commissione pari opportunità Annarita Pinto. È uno spazio non ideologico, per cui non ci poniamo il problema dei contrasti parlamentari che appunto ci sono in questi giorni per quanto riguarda la legge Zan ed altro, ma noi ci poniamo all'interno di una rete che va nella direzione della salvaguardia dei diritti civili. L'adesione alla REDI prevede una serie di impegni, primo fra tutti il dialogo con la società civile e con l'associazionismo del territorio. La Commissione Pari Opportunità, Politiche di Genere e Diritti Civili della città di Mesagne non poteva che accogliere questa iniziativa e abbracciarla e sostenerla con tutte le nostre forze, perché noi da sempre ci siamo posti l'obiettivo di intanto di essere da ponte tra la cittadinanza e le amministrazioni e siamo assolutamente a sostegno delle minoranze per le quali crediamo sia necessario difendere e salvaguardare i diritti. Ora le notizie in breve dal territorio brindisino. Nel decreto clima sono previste nuove risorse per il comune di Brindisi, 472.000 euro per il trasporto scolastico ecosostenibile. È quanto annuncia Valentina Palmisano, deputata del Movimento 5 Stelle, dopo la pubblicazione della graduatoria da parte del Ministero della Transizione Ecologica. Si tratta di somme, dichiara sempre Valentina Palmisano, destinate ai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria. Grazie a queste risorse potranno essere realizzate linee di trasporto scolastico con veicoli ibridi o elettrici, contribuendo così a mettere un freno all'inquinamento atmosferico nelle città. Dopo quasi 2 anni, la scuola di formazione Antonino Caponnetto torna a promuovere iniziative di qualità in presenza dopo lo stop causato dalla diffusione pandemica del Covid-19. In collaborazione con l'associazione Brindisi, le antiche strade e la Feltrinelli Point di Brindisi, promuove la presentazione del libro Italia Occulta di Giuliano Turone, con la prefazione di Corrado Stagliano. L'iniziativa avrà luogo venerdì 12 novembre alle 17.30 presso l'ex convento delle scuole Pie a Brindisi. Per la serata di San Martino, diversi gli appuntamenti in programma nel Brindisino. Si tratta di una celebrazione che attira le attenzioni di poeti, scrittori e artisti vari per un santo che donò il suo prezioso mantello ad un povero infreddolito. Nel capoluogo messapico gli appuntamenti al Caffè Letterario Nervegna, al Il Retrogusto e al Susumaniello. A Francavilla Fontana, a cura del comune ma anche di diverse associazioni locali, è previsto un percorso enogastronomico tra arte e cultura. Iniziative anche a San Vito dei Normanni ed Ostuni. Convegno a Taranto per la Confapi che parla dei moderni strumenti finanziari. Un convegno per comprendere gli incentivi fiscali rivolti a chi investe nella capitale di rischio mediante l'equity crowdfunding e le novità fiscali in materia di criptovalute blockchain. Blockchain, criptovalute, crowdfunding, casi pratici e l'iniziativa organizzata da Confapi Industria Puglia in collaborazione con il Dipartimento Ionico di Sistemi Giuridici dell'Università degli Studi di Bari, la BCC di San Marzano, Puglia Startup e Startup Grind. L'incontro, moderato dal giornalista Domenico Palmiotti, si è svolto nella sala conferenze della
Facoltà di Giurisprudenza in Via Duomo a Taranto. L'evento è stato introdotto dal presidente di Confapi Taranto Roberto Palasciano dopo i saluti istituzionali dell'assessore comunale Gianni Cataldino e del consigliere provinciale Gianni Azzaro. Si sono alternati numerosi relatori del mondo dell'impresa e dell'università. Confapi Industria Taranto ha al proprio interno un Digital Innovation Hub che è attento alle evoluzioni tecnologiche ed economiche che stanno interessando i campi internazionali. Da questo punto di vista stiamo seguendo da vicino imprenditori avveduti che si stanno proponendo e stanno utilizzando queste tecnologie ed è Era questo l'ultimo servizio del nostro telegiornale, come sempre l'invito è di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze.